Io l'unico concetto che vorrei lasciare, però che credo che sia stato introdotto, cioè io nella scorsa legislatura, raccogliendo un po' un testimone che veniva da un lavoro fatto da Maselli nella precedente, nella tredicesima, avevo cercato insomma, insieme a molti colleghi parlamentari, speravo che la Camera, di fare una legge sulla libertà religiosa. In quell'occasione ci siamo incontrati con molti di voi, era un'idea forse ambiziosa, non so, ma certamente aveva la caratteristica, quella legge, di dare una specie di disciplina generale uscendo dalla normazione precedente che era molto limitativa e avrebbe avuto certamente un respiro, avrebbe in qualche modo facilitato poi anche il percorso eventualmente di alcune intese particolari. Certamente elevava il livello della tutela, proprio nella prospettiva che ha descritto Chiti un attimo fa. Quella legge non è stato possibile completarla, anche perché la legislatura è durata molto poco, ma non solo per quello, ma anche perché ci sono state delle resistenze in ordine ai suoi contenuti. In questa legislatura abbiamo capovolto il metodo in qualche modo. Siamo partiti dalle intese, perché certamente ci sono cinque che abbiamo concluso, le tre che abbiamo modificato, quindi insomma si può dire effettivamente che questa è stata una legislatura, si parla spesso di legislature costituenti che poi non si fanno mai, questa è stata una legislatura delle intese che si sono fatte ed è molto importante qualificare questa legislatura, perché nella storia della Repubblica, altra frase non difficile da testimoniare, non c'è mai stato un simile, non dico dal 48 ma anche dall'84, quando si è rivisto il concordato e si è dato il via all'intesa. Questo passaggio io credo che sia molto importante, perché attraverso queste intese, che naturalmente non è che sono tutte uguali, perché ciascuna confessione ha le sue esigenze, le sue caratteristiche, e quindi come dire, sono vestiti su misura. Però io credo che proprio partendo da questa esperienza comune, sia più facile a questo punto nella prossima legislatura fare una legge sulla libertà religiosa. Cioè, come dire, abbiamo creato i presupposti perché alcuni punti, alcuni principi ormai sono patrimonio comune, al di là delle caratteristiche specifiche di ogni confessione. Quindi questo per me è l'auspicio maggiore che potrei fare in questo momento, dire che la prossima legislatura sia in grado di riprendere a partire da queste intese, dal tessuto di queste intese, dai denominatori comuni di queste intese, una legge generale sulla libertà religiosa, perché non dobbiamo mai dimenticare che nel nostro paese non è facile per tutte le confessioni arrivare all'intesa.